piacere di essere ospiti del Circolo dei Lettori, cui ci lega una lunga relazione professionale. Oggi parleremo appunto dei dati della semestrale, così come tutte le iniziative in campo extrabancario, di compagine sociale, di novità in campo sia sanitario che bancario. Non potremo mai dimenticare gli anni che abbiamo trascorsi e soprattutto le quarantene dovute al Covid. Le banche erano state considerate attività essenziali, per cui non hanno mai smesso di fare il loro lavoro. Oltre che essere di supporto all'economia, per quanto potesse esserci in quel periodo di vera economia, abbiamo anche fatto un po' i medici, un po' i farmacisti nelle nostre filiali, perché veramente eravamo un punto di riferimento, un punto d'ascolto dove molto spesso le persone nei quartieri, anche delle grandi città, magari sole, anziane, hanno sempre trovato un momento di conforto, un momento di vicinanza, e questo per noi credo che sia stato molto importante per riconfermare come credito cooperativo abbia, diciamo così, un modo di operare e un modo di stare sul mercato che non vuole cambiare, perché è un modo che tiene al centro la gente, la persona, il socio. Non so quante banche in Italia possono vantare il fatto di avere 5 centri medici come abbiamo noi, aperti sul territorio, al servizio delle persone, dei nostri soci, dei loro familiari. E ultimamente lo possiamo dire anche con orgoglio, abbiamo aperto anche un piccolo centro medico a Vische del Canavese, dove era nata la banca del Canavese, che oramai dal 2012 fa parte integrante di banca d'alba. Dal mio punto di vista, per Banca d'Alba il principale connotato è quello di riuscire a essere capace a stare sul mercato. Siamo una banca, dobbiamo esprimere redditività, perché per una banca di credito cooperativo la redditività negli utili d'esercizio è l'unico modo per rafforzare la propria solidità patrimoniale. Quindi dobbiamo fare business, ma allo stesso tempo dobbiamo farlo preservando e anzi rilanciando l'unicità del nostro modello di servizio. Entro fine anno apriremo la 74esima filiale a Verbania, rafforzando la nostra presenza nel polo del Verbania Cusossola, dove siamo già presenti a Omegna e a Gravelle la Croce. Autunno 2024, quindi tra un anno esatto, apriremo a Novara, una sede distaccata, in una logica di continuità con un indirizzo strategico che vede Banca d'Alba espandersi nei capoluoghi di provincia non presidiati dal credito cooperativo. A Genova, 2 anni fa, a ottobre 2021, avevamo seguito questa logica, a Novara la replicheremo. Banca d'Alba è e vuole continuare ad essere sempre di più un riferimento per il nostro territorio, non solo dal punto di vista economico e finanziario, ma anche sociale. Grazie a tutti.